Siamo al corteo per i lavoratori della Whirlpool, dell'indotto e per tutte le vertenze della città metropolitana di Napoli aperte in questo momento. Siamo qui con due lavoratori di due ditte dell'indotto Whirlpool che producono nell'Irpinia, quindi in provincia di Avellino. Due ditte che rischiano, diciamo, un destino drammatico, visto che spesso l'indotto non ha diritto o comunque non ha sufficienti ammortizzatori sociali, ma anche perché le notizie che si sentono nelle ultime ore di una volontà di aprire un tavolo intorno all'ipotesi della reindustrializzazione sarebbe sicuramente porterebbe sicuramente delle conseguenze negative per l'indotto, che produce pezzi per lavatrici e quindi la cui garanzia di sopravvivenza sarebbe innanzitutto la continuità produttiva della fabbrica di Via Argine. Chiediamo quindi innanzitutto a un rappresentante della Scame Mediterranea qual è la vostra condizione in termini di ammortizzatori sociali, qual è, in che stato è ad oggi la vostra produzione e che cosa chiedete? Allora, la nostra produzione al momento è completamente ferma dal 19 settembre, perché noi siamo un'azienda monocommittente della provincia di Avellino, lavoriamo solo ed esclusivamente per Whirlpool Napoli, quindi noi seguiamo tutto quello che è il loro percorso in toto, sia nelle fasi positive sia in quelle, ahimè, negative in questo momento. Gli ammortizzatori sociali a noi, per quanto ci riguarda Scame, scadono l'8 febbraio prossimo 2020. A quel punto noi saremo scoperti da ogni forma di ammortizzatori e quindi nel frattempo dobbiamo trovare una soluzione alternativa per tenere agganciati i lavoratori alla Scame Mediterranea e di conseguenza alla Whirlpool. E chiediamo anche a un rappresentante della PASE, l'altra azienda dell'indotto, la stessa domanda, cioè qual è la vostra condizione se producete in questo momento e diciamo a che stato sono gli ammortizzatori sociali? Allora, noi per nostra fortuna produciamo il 60-70% solo, quindi abbiamo anche un altro committente che al momento ci fa lavorare, però abbiamo in forza solo il 30%, quindi in questo momento 25 persone sono a casa. Abbiamo degli ammortizzatori che per fortuna ci coprono fino al 30 giugno del 2020, però noi siamo qui non per chiedere altri ammortizzatori. Noi vorremmo lavorare, vogliamo la nostra dignità, vogliamo il nostro lavoro, perché il lavoro ci fa sentire forti, ci fa sentire uomini. Non abbiamo bisogno, perché è bello parlare, dire Napoli, il sud, non ha voglia di lavorare, non è vero. Noi abbiamo voglia di lavorare, di produrre e di andarcene in pensione. Questo è il nostro discorso, perciò siamo qui, perciò questo chiediamo al governo, chiediamo in base anche a quello che le ultime di ieri che hanno scongiurato queste lettere di licenziamento che dovevano partire entro ieri e oggi, quindi aspettiamo delle buone nuove. Però la reindustrializzazione non sarebbe una soluzione. No, ma non si sa neanche loro che cosa vogliono, se ci sarà una nuova entrata che produrrà lavatrici, cioè ci sono tante cose, tante ipotesi aperte, ma non nessuna verità. Voi avete chiesto un tavolo, di aprire un tavolo al governo? Noi siamo qui per chiedere questo, perché è da maggio che stiamo chiedendo di sederci anche noi come indotto al tavolo, ma non c'è stato possibile. Qualche volta siamo stati sempre a Roma, tutte le volte che siamo stati là, 5-6 volte, ma non siamo mai riusciti a sederci al tavolo. D'accordo. Vogliamo far sentire che non c'è solo Napoli, ci dispiace che c'è, perché si parla sui media, sulle televisioni, si parla sempre solo di Napoli, ma intorno a Napoli ci siamo anche noi, siamo poveri, disperati, lavoratori che non siamo riconosciuti da niente. Forse noi come PASEL siamo più tutelati rispetto a qualche altra azienda. Io sono stato lunedì lì alla Genesis, ai Capannoni Genesis, con gli altri nostri colleghi, ma abbiamo visto che ci sono altre realtà dove ci sono 10-12 persone che non hanno copertura, non hanno niente, e quella è la vera disperazione. Avete sentito quindi rappresentanti delle aziende dell'indotto Whirlpool che producono nell'Irpinia in provincia di Avellino, prima abbiamo sentito
ditte della provincia di Caserta, territori che subiscono da anni una desertificazione industriale e dove il lavoro si trova difficilmente, non più facilmente che a Napoli. Non permettiamo che questi lavoratori vengano dimenticati dalle istituzioni, spesso anche dai mass media. Diffondiamo la voce, diamo solidarietà, chiediamo alla Regione e al Governo di intervenire per sostenere queste ditte e chi ci lavora.